Buonasera a tutti. Questo che avete sentito era il saluto del gruppo Fisava, che vi dà il benvenuto a questa serata dedicata interamente alla fisarmonica. È una serata organizzata dall'Associazione Fisarmonica Valtellina con l'indispensabile contributo del Comune di Tirano, che ci ha permesso di realizzare anche quest'anno un concerto di rilevante livello musicale. Abbiamo così tenuto fede alla promessa fatta al nostro pubblico di poter continuare ad apprezzare l'arte della musica attraverso l'interpretazione di virtuosi fisarmonicisti. È per noi un immenso piacere, nonché motivo di orgoglio, avere qui questa sera il maestro Campi, fisarmonicista di prestigio, conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Nella brochure che vi è stata data, penso a tutti all'ingresso, ci ha riportato il suo rilevante curriculum, che può darvi sicuramente un'idea di quello di chi è Gianluca Campi. Io l'ho sentito suonare e vi assicuro che mi è bastato. E penso per questo che la sua musica e la sua interpretazione vale più di ogni, lo presenterà più di ogni parola. Prima di dare inizio al concerto vero e proprio, è prassi che, dato che oggi c'è stato il masterclass, che si esibiscano gli allievi che hanno partecipato oggi col maestro alla masterclass. Quindi sentirete per prima l'esibizione dei nostri allievi, che migliorano sempre di più e ogni maestro che viene ce lo conferma, quindi noi siamo orgogliosi di questa cosa. E poi entreremo veramente nel vivo del concerto con l'esibizione del maestro. Io passo la parola al nostro maestro Doriano, vi auguro una piacevolissima serata. Lui vi accompagnerà durante la serata con tutte le spiegazioni del vero? Ci pensi tu. Buona serata. Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, diamo l'apertura al concerto dei ragazzi che hanno fatto il masterclass oggi con il maestro Campi. La prima allieva ad esibirsi è Maria Rosa Dorsa. Glielo facciamo un grosso applauso perché è emozionatissima. Che ci farà sentire alla Strauss. Thank you.
Brava Maria Rosa, bravissima, emozionatissima, è da poco che ha intrapreso lo studio della fisarmonica, ma veramente ce la sta mettendo tutta. Allora, il secondo a esibirsi, vediamo se è pronto, è prontissimo, Alessio Ilarietti. Allora, Alessio Ilarietti ci suonerà Sotto il Tiglio, ecco, accompagnato anche da me perché abbiamo una piccola variazione sul tema. Thank you.
Bene, bravo Alessio, è già sparito, è già scappato. Bravo Alessio. Andiamo avanti, altro allievo del masterclass di oggi pomeriggio, una ragazza che arriva da Premana, una mia allieva, come anche l'Alessio, Matilde Gianola. Matilde ci presenterà Argento Vivo. Vai Matilde! Brava Matilde, bravissima. Bene, andiamo avanti, la volta di Eric. Un ragazzo che arriva da Como, che si è iscritto al masterclass col maestro Campi, che anche lui, come tanti, ha ripreso da poco in mano la fisarmonica e ci suonerà Oblivion, del grande Piazzolla. Vai Eric. Thank you.
Grazie. Bravo Eric, bravo, bravissimo. Allora, andiamo avanti, prosegue la nostra scalata con gli allievi del Masterclass, è la volta di Daniele Ilarietti. Ecco, Daniele ci suonerà una trascrizione di un brano del grande Gioachino Rossini, La gazza ladra. Thank you.
Bene, andiamo avanti. La serata continua. Altro allievo del Masterclass, Davide Boselli. Ok, piccolo inconveniente tecnico. Eccolo qui. Vai Davide. Ecco, Davide ci suonerà un classico del grande Astor Piazzolla, Libertango. Ha ha ha.
Oh, siamo giunti al termine del concerto dei ragazzi, del Masterclass. L'ultimo a esibirsi, Alberto Canclini. Grazie, applauso. Grazie. Oh, Alberto, sei caldo? Sei pronto? Sì. Ok, sì. Bene, allora, Alberto eseguirà un brano del maestro Giancarlo Caporilli, sotto idea del grande Bobbio Beltrami. Bobbio Beltrami scrisse Il treno, Giancarlo Caporilli dopo qualche anno ovviamente scrisse Il pendolino. Bravo Alberto, c'è una tensione qui sul palco che è una cosa incredibile. Bello, ok, bello ascoltare un concerto, bello sentire questi giovani ragazzi, ma vi consiglio che chi si siede su quella sedia lì suda freddo,
Bene, abbiamo concluso l'esibizione dei ragazzi, arriviamo al momento clou della nostra serata. Allora, tutti sotto mano avete l'opuscoletto che avete trovato all'entrata, vi leggo solo poche righe perché diamo spazio alla musica. Allora, nato a Genova nel 1976, Gianluca Campi a 11 anni ha iniziato a studiare fisarmonica sotto la direzione di Giorgio Bicchieri e armonia con Paolo Conti. A 12 anni ha partecipato e ha vinto il concorso internazionale di Vercelli per fisarmonica ed in seguito ha partecipato al campionato italiano tenutosi a Genova, dove si è classificato nuovamente al primo posto, riscuotendo un enorme successo. A 13 anni ha preso ancora parte a concorsi internazionali di Vercelli, classificandosi ancora al primo posto e ricevendo i complimenti dal grande Volmer Beltrami, che lo definì un enfant prodige e il Paganini della fisarmonica. Successivamente ha studiato con importanti maestri, tra i quali Gianluca Pica e Jacques Mornet. Ma ora veniamo al momento clou. Nel 2000, pensate, nel 2000, ha vinto il trofeo mondiale di fisarmonica svoltosi, scusate la pronuncia, al Cavaca in Portogallo. Beh, io già qui ho capito l'artista. Non vado avanti a leggere perché, ripeto, lascio lo spazio alla musica. E che dire, io direi di accogliere con un forte applauso il maestro Gianluca Campi. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto per essere venuti qui a questa bellissima manifestazione che riguarda questo magico strumento che è la fisarmonica. Per i ringraziamenti andrò dopo e quindi presenterò un po' il mio programma, che spazierà dalla musica classica alla musica da film fino ad arrivare al tango argentino. Il primo brano che andrò a eseguire è il primo tempo tratto dal concerto in fa minore L'inverno di Antonio Vivaldi, che è stato un compositore violinista del periodo barocco. Ancora questo strumento non esisteva, però questa è una trascrizione che racchiude appunto questo concerto per violino e orchestra. Quindi vi auguro un buon ascolto e grazie. Thank you.
Grazie. Grazie mille. Vedo che è un pubblico coloroso, ho visto anche con i ragazzi prima, veramente. E questo brano che andrò a eseguire adesso è un valzer viennese di Johann Strauss. Ebbe una grande orchestra che fece ballare tutta Europa e scrisse numerosi valzer viennesi, tra cui questo, un classico, che è Voci di primavera con delle mie variazioni. Thank you.
Adesso, sempre un brano in stile virtuosistico del periodo del romanticismo, quindi attorno tra il 700 e l'800, del mio compatriota, quindi compositore violinista Niccolò Paganini. Scrisse numerose opere, diciamo per violino solo, anche per violino orchestra, come in questo caso il Rondò al terzo tempo, tratto dal secondo concerto in si minore, La Campanella. Thank you.
Intimo amico di Niccolò Paganini fu Gioacchino Rossini. Scrisse numerose opere, sia buffe come L'Italiano in Algeria, Il Barbiere Civile, La Gazza Ladra, e opere serie come Il Guglielmo Tell. Suonerò l'aria dalla Cavatina di Figaro, tratta dall'opera del Barbiere di Siviglia. Adesso farò un popular dance, popular. Sono un insieme di musica popolare a partire dalla Kalinka, ballo popolare russo, la Ciarda di Vittorio Monti,
la danza ungherese numero 5 di Johann Brahms, fino ad arrivare a Occhi Neri o Cicciornia, una canzone anonima popolare russa. Thank you.
Grazie, grazie. Grazie. Grazie, grazie. Grazie per issimo, grazie. Adesso passerò alla musica da film. Ho fatto una fantasia su due brani di Nino Rota, che è Amarcord della Dolce Vita, tratti dai film di Federico Fellini. Thank you.
grazie. Grazie. E adesso sempre Nino Rota, sempre con un arrangiamento speciale, Il Padrino.
E naturalmente prima di annunciare l'ultimo brano volevo ringraziare ancora voi che siete venuti a questa bellissima manifestazione, anche perché è una cosa importante quello che è avvenuto stasera, non solo per il concerto ma per diciamo il valore e l'importanza di questo strumento che ha, e anche per l'avvicinamento soprattutto per i giovani. E ringrazio le autorità, diciamo l'amministrazione, l'associazione Fisarmonica Valtellina e naturalmente l'amico e collega Doriano Ferri, ovviamente ci tengo molto, in modo particolare, perché d'altronde se non ci fosse una certa sensibilità da certe persone non si creerebbero questi eventi fantastici. Ovviamente oggi ho tenuto anche un masterclasses, vale a dire dei corsi di perfezionamento a questi ragazzi, che devo dire che uno più bravo dell'altro, come avete ascoltato, non ho detto molto, ecco, ho solo precisato dei puntini sulle i così, ma perché avevo il ruolo di fare questo. Quindi è molto importante, è uno strumento giovane perché nasce nella seconda metà dell'Ottocento, la fisarmonica. È un grande strumento, ha delle grandi potenzialità, come avete potuto ascoltare, in ognuno di noi, ognuno dando il proprio messaggio. Quindi grazie ancora a tutti quanti voi. Astor Piazzolla, non può mancare il libero passaggio dal tango tradizionale al tango nuovo, colui che ha rivoluzionato, ha mischiato ritmi jazz nel tango. Fu odiato dai ballerini, anche lui odiò un po' i ballerini, tanto è vero che portò il tango nelle grandi sale da concerto, non solo per essere ballato ma per essere ascoltato. Liber tango, grazie ancora.
Intanto ne facciamo uno, se no poi non andiamo più a casa. Intanto ne facciamo uno. Infatti. Nikolaj Rimskij-Korsakov, Il volo del calabrone. Thank you.
Allora, maestro, ci concede ancora un bis? Se no ti aspettano fuori. Però vorrei sentire anche un bel applauso, Forza, io non l'ho sentito, se lo merita tutto. Tra l'altro si è fatto anche un bel pezzettino di strada, perché arrivando da Genova, quindi ha passato la mattinata in macchina, il pomeriggio a fare lezioni ai ragazzi, alla sera concerto, posso capire che anche un po'... Ho visto anche andare a letto Dracula. Sì? Poi sono partito. Hai visto andare a letto Dracula, poi sei partito. Bellissimo. Con questo brano, Gianluca, io ti abbraccio, ti ringrazio. Grazie. Ringrazio il pubblico, così numeroso, sempre presente. Con questo brano cosa ci fai sentire, Gianluca? Farò La Banera, tratta dalla Carmen di Bizet, da un arrangiamento di Pablo de Sarasate, violinista spagnolo. Con questo brano vi abbraccio a tutti, vi ringrazio e vi auguro una buona notte. Al prossimo appuntamento. Grazie.